Ha detto ai carabinieri che si sarebbe ucciso, ma è quasi certo non ne aveva alcuna intenzione. L'unico obiettivo di quest'uomo violento era di eliminare la sua ex fidanzata e all'alba di questa mattina, quando ha fatto quella telefonata ai carabinieri, lo aveva già fatto. Giuseppe Pintus, 36 anni, aveva già ucciso Marta, solo 24 anni. Più volte lei lo aveva denunciato per molestie, si erano lasciati 4 mesi fa, ma lui non le dava pace. L'aveva pedinata, le aveva telefonato migliaia di volte, poi l'epilogo. Questa mattina lui l'avrebbe portata via in macchina e nell'ora in cui di solito Marta apriva il bar era già morta. La serranda insolitamente abbassata, un segnale d'allarme per chi la conosceva e sapeva di quell'uomo che la perseguitava. Poi quella seconda telefonata, la conferma del peggio. Giuseppe ha chiamato la sorella della ragazza, non voglio farmi 30 anni di carcere. Marta è stata ritrovata morta nella macchina del suo ex in una stradina di Villa Cidro in provincia di Cagliari. Ora Giuseppe, che già aveva interrotto una precedente relazione sempre per la sua brutalità, è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo una caccia all'uomo durata per ore. Una folla inferocita si è radunata davanti alla caserma, amici di Marta intenzionati a vendicarla. E il dramma della violenza sulle donne non ha limiti. A Taranto è morta dopo giorni e giorni di agonia Ilaria, 20 anni appena. Il suo convivente le aveva sparato la prima volta la sera di domenica scorsa. Lei, poco più di una ragazzina, non lo aveva denunciato, si era tamponata la ferita da sola. Ma di nuovo, il giorno dopo, Cosimo aveva impugnato la pistola. Questa volta la pallottola ha raggiunto un polmone e mentre l'ambulanza la portava in ospedale, lui ha sparato anche all'auto della madre di Ilaria, che seguiva la figlia in una corsa folle per salvarla. Tutto inutile. Oggi se n'è andata anche Ilaria, la 112esima donna uccisa dall'inizio dell'anno.